Bene, bentornati. Io sono Maurizio di Italignum, con noi c'è Nicola Buson di Falegnameria Buson e secondo video dedicato ai pannelli in legno antico. Andiamo a vedere una possibilità applicativa di questo genere di certo. prodotto. Ritorniamo al nostro bancone bar che abbiamo già visto nel video dedicato ai pannelli in legno mosaico. Hai utilizzato questo tipo di prodotto, ci mostrerai sì. un po'... pro, contro e possibilità applicative. Intanto certo. lanciamo la sigla. E siamo qui davanti al nostro bancone bar. Tu hai utilizzato questo genere di prodotto. Diciamo che l'essenza della lavorazione non è la stessa, perché comunque stiamo parlando di rovere antiquato del pone, non abbiamo il campione, ma non importa tutto. Perché ce l'abbiamo insomma in fase applicata. E perché questo? Come ti sei trovato col prodotto? Caratteristiche che ti sono piaciute? Certo. Che ci dici? Allora guarda, questo è un ottimo materiale, perdonami, sì. perché comunque è applicato a un supporto in due strati di abete. Questo ti permette di avere un pannello di buone dimensioni, 2,5 metri, 3 metri di lunghezza, un metro e 200 di larghezza, e ti permette l'utilizzo, in questo caso l'abbiamo utilizzato in modo verticale, nel far vedere effettivamente le doghe, nel far vedere proprio anche la parte più naturale del legno stagionato, perché vedi Maurizio, tutte queste allunature qua fanno parte della stagionatura del vissuto dell'elemento in legno. E nel momento in cui vengono costate, effettivamente non ti rendi conto dove termina effettivamente la giunzione del pannello. Cioè, diciamo che questo prodotto in particolare sono state accentuate per dare quell'effetto bagnato che stiamo vedendo, onestamente, che ha un... cioè è un prodotto che da un certo punto di vista potrebbe essere un po' provocatorio con tutte queste macchie, però diciamo abbiamo visto che ha un buon riscontro da parte degli architetti, che comunque... ne valutano l'utilizzo in particolari progetti. Sì. Tu qui in particolare l'hai abbinato? Sì, noi qua l'abbiamo abbinato a un elemento in nero, un prodotto molto interessante, un laminato nero, l'elemento in verticale con nella parte superiore una venatura orizzontale. Nella parte qui inferiore del bancone c'è alloggiato una strip LED che con l'illuminazione, in special modo alla sera, ti permette di valorizzare non solo il colore, la tonalità del legno, ma anche tutte le venature. Cosiddetto contatto che puoi averlo con la mano, naturalmente il LED oggigiorno te lo valorizza. È un ottimo prodotto, facile da utilizzare, viene applicato tranquillamente un supporto con una colla vinilica o poliuretanica, ma una buona colla di montaggio ti permette l'utilizzo direttamente a casa. Perciò anche nel creare una boiserie particolare, naturale, lo metti tranquillamente in verticale o in orizzontale. Perfetto. Tu qui non hai fatto taglia 45 gradi, no? Per bordarlo? No, perché nel momento in cui vai a creare l'aggiunzione si va a fare una fresatura, una cosiddetta fresatura, nella parte inferiore dove abbiamo il legno, tra virgolette, di supporto. Sì. E nell'andare mantenendo la cosiddetta cartella nobile si crea tranquillamente un'aggiunzione sia di 90 gradi o altre inclinazioni, vedendo sempre in ogni caso la parte più nobile del legno. Perfetto, grazie. E mentre continuiamo ad accarezzare questo bellissimo pannello, vediamo l'appuntamento al prossimo video, nel quale parleremo di un altro prodotto. Adesso dobbiamo ancora decidere quale. E vi ricordiamo che se vi è piaciuto questo video di metterci un like, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche, farci sapere nei commenti che ne pensate e se avete dubbi o curiosità. Hai altro da dire? Che dire di più? Che dire di più? Niente. Penseremo al nuovo materiale. Esatto. Nel frattempo vi diamo l'appuntamento al prossimo video.